Andare a ricordare, ci sono tanti manicomi in cui ci sono molti pazzi con tante certezze. Com'è? Questo è Pessoa, noi amiamo molto. E mi ha fatto venire in mente, perché appunto si parlava di follia, in Amuleto c'è pochissima follia, generalmente. Vabbè, dal mio punto di vista fa finta di essere. Ma in generale la follia è la follia possibile, chiaramente, la follia che non ti nuoce, la follia che non nuoce ad altri. La follia dovrebbe essere la regola di un mondo diverso da quello che viviamo, ma intanto il mondo che viviamo è questo. Non è che te ne puoi inventare un altro, però il nostro mestiere ci permette di vivere la vita da quando ti alzi fino a quando te vai a dormire alla fine della giornata, di vivere il mondo in maniera folle, tra virgolette, dove la follia vuol dire semplicemente attribuire un colore ad una cosa che ha un colore diverso. In tutti i manicomi ci sono pazzi, deliranti, contanti. Capito? Cioè, quindi quello che deve superare l'attore nello scegliere di fare questo mestiere è superare la paura attraverso la follia. La follia non è altro che una valvola di sicurezza, è una possibilità che ci si dà. A me ricordo che c'è una cosa che mi è rimasta impressa che domani verrà a vedere lo spettacolo, la mia insegnante di edizione a cui devo molto. Sono due le cose che faccio. Cosa combinare, dici? No, cosa farai tu con la tua insegnante giù? Dai, santo di Dio! E il rigore, ma questo non lo insegnare a nessuno, però invece quello che può essere catturato è la follia. Perché è così bello essere. Nel senso che il mestiere dell'attore è meraviglioso proprio questo. Puoi vedere le cose, puoi far provare cose, puoi far sentire cose, che puoi anche non provare. Per lì essere proprio bravo. E B, non te lo so dire, ma bisogna dimenticare.